Siamo in compagnia di Emanuele Rigu di New Traders Lab. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio, Alessandra. Una cosa che stiamo notando sicuramente è l'effetto Draghi, che però non persiste sugli equities, che stanno rallentando, ma è anche abbastanza normale, ma persiste sul mercato obbligazionario. Quali sono a tuo avviso i target per quanto concerne lo spread nel breve medio termine? Padova, sono completamente d'accordo con te. L'azionario in realtà è diciamo, più legato al contesto generale di mercato. I dati che sono stati pubblicati anche dalle aziende, tutto sommato, sono abbastanza buoni. Oggi c'è un po' di maretta sull'azionario americano che molto probabilmente porterà una sessione sottotono da quella parte dell'Atlantico e anche un po' da noi, anche perché i mercati tutto sommato sono abbastanza interrelati, soprattutto quello dell'equity. Invece l'effetto Draghi sta impattando in maniera abbastanza significativa su quello che sono i fondamentali diciamo, un po' più propri dell'Italia, quindi un po' più specifici del nostro paese, e quindi lo spread è quello che sonda in maniera e traccia in maniera più precisa quello che succede in maniera specifica sull'Italia. Siamo poco sotto 90 per quanto riguarda lo spread tra BTP e Bund. Il rendimento, ricordavi tu, è intorno a 0,45-0,46 punti percentuali. Draghi molto probabilmente scioglierà la riserva la giornata di oggi. Adesso vediamo se a mercati chiusi, insomma, comunque dovrebbe essere praticamente fatta l'operazione Draghi. Il governo vedrà la luce, giurerà al Quirinale e poi si presenterà alle Camere per la fiducia. E anche qui i numeri, a quanto pare, saranno tutto sommato piuttosto importanti. C'è chi dice addirittura maggiori di quelli di Monti, anche se le due casistiche non sono comparabili e confrontabili. Qual è il target per i nostri rendimenti e quindi anche per lo spread? Tendenzialmente l'Italia potrebbe essere comparata alla Spagna come tipologia di dati sottostanti, di comparto economico, di diciamo parametri di finanza pubblica, per cui potremmo ragionevolmente vedere un target a 60 punti base in termini di spread BTP Bund. C'è chi è un po' più aggressivo e vede i 70, secondo me qualcosa in mezzo, 65-67, potrebbe essere il suo valore di medio termine. Sì, sai, era molto interessante il tuo paragone con la Spagna. Intanto il decennale spagnolo è a 0,16, quindi era interessante capire se questo effetto Draghi poteva portare anche il decennale italiano verso questi livelli. Ma a giudicare da quello che sta succedendo adesso, direi di sì. Poi sappiamo benissimo che il nostro paese è foriero di sorprese in ogni caso, quindi non ci mette, diciamo che non ci metterei la mano sul fuoco, però la direzione è quella, insomma, se tutto va come deve andare. Poco fa hai portato l'argomento Draghi, che diciamo che ormai più o meno da 2 settimane è l'argomento principale. Intanto è al lavoro per quanto concerne i ministri, non conosciamo i nomi tuttora. Volevo sapere se a tuo avviso si sta prendendo un po' troppo tempo. Ovviamente nessuno di noi si permette di giudicarlo, però magari ci si aspettavano le persone, non solo i mercati, una decisione un po' più veloce. Beh, considerato che ha fatto due giri di consultazioni, direi che le tempistiche sono tendenzialmente abbastanza allineate con una norma abbastanza consolidata. Per quanto riguarda invece la situazione, diciamo, legata al comportamento di Draghi, c'è chi diceva: ah, ma non ha parlato, ah, ma è molto riservato. Draghi, per quello che ha visto e per come si è sempre comportato, quindi facciamo una valutazione su quella che è quello che sappiamo di Draghi nel suo comportamento pubblico, nel suo atteggiamento pubblico. Non è mai stato, diciamo, un gran chiacchierone, anche perché alla guida della Banca Centrale Europea, lo ricordiamo bene, era molto incisivo, parlava soltanto quando era
il momento di parlare, no, non quando era interpellato, ma quando era il momento di parlare, spesso il suo momento di parlare, però diceva poche cose molto precise e su quelle si andava avanti. Penso che in un'Italia, soprattutto quella contemporanea, in cui c'è stato sempre una sovrabbondanza di dialettica retorica, un comportamento di questo tipo forse potrebbe fare bene e forse potrebbe essere particolarmente indicato per la situazione che stiamo affrontando. Quindi poche cose dette, ma le cose che si dicono sono quelle che si fanno, e anche questo non sarebbe una cosa da poco. Sì, assolutamente no. Intanto andiamo a vedere velocemente anche come si sta comportando la sterlina, visti i dati macro di oggi, perché ciò che abbiamo visto del PIL della Gran Bretagna ci ha sorpreso, un record tra l'altro da 300 anni, però si tratta di un record per quanto riguarda la contrazione che è stata del 9,9%, sicuramente un record spiacevole, non positivo. Come mai niente reazione del mercato? Forse perché si tratta di un dato che riguarda il passato? Ma sicuramente è un dato che riguarda il passato, la reazione del mercato, cioè, l'abbiamo visto in maniera anche abbastanza estesa negli ultimi mesi, in realtà, perché ormai è da diverso tempo che i mercati faticano a reagire alle notizie negative o a quelle, soprattutto quelle negative, fanno fatica a reagire perché con la massa di liquidità, e continuiamo a ricordarlo spesso in questa sede, con la massa di liquidità che c'è in circolazione, i mercati difficilmente stornano o comunque prendono delle grosse pause da questa fase di, io lo chiamo lateralità rialzista, cioè proprio un momento in cui i mercati sono tutto sommato tranquilli, sono sicuramente drogati dalla liquidità e quindi non scendono anche in caso di notizie particolarmente negative. Era anche scontato, quindi molto probabilmente i mercati già si aspettavano una situazione di questo tipo. La sterlina chiaramente per il momento, diciamo, non soffre eccessivamente, ma ricordiamo che la sterlina sta su dei livelli abbastanza bassi rispetto a quelli dove l'avevamo lasciata. Se dovessimo fare un confronto euro-dollaro, sterlina-dollaro, la situazione non è neanche comparabile dove stavamo quando la sterlina stava ai livelli dove sta l'euro nei confronti del dollaro in questo momento, anzi, continua a mantenersi tutto sommato piuttosto debole in termini assoluti, ma non collassa almeno per il momento, perché comunque c'è la componente di dollaro che sta a denominatore sia contro l'euro che contro la sterlina, e continua ad essere, nonostante si stia rafforzando in queste ore, tutto sommato abbastanza debole, anche perché negli Stati Uniti sembra che siano riusciti ad approvare questo benedetto piano di stimoli e che riescano ad implementarlo entro la fine del mese di febbraio. Sì, poi tra poco parleremo anche di questo piano perché anche lì ci sono tantissime polemiche. Intanto stavo guardando anche la performance della sterlina in rialzo nei confronti sempre del dollaro. Nell'ultima settimana in rialzo dello 0,8%, nell'ultimo mese 1,11% e negli ultimi 3 mesi 4,5%. Quindi si può dire che comunque sì, non è ai livelli che ci siamo abituati a vederla, però si tratta comunque di un upside, ovvero un rialzo moderato, però continuo. Sì, beh, tutta colpa, cioè tutto movimento di dollaro, questo non è tanta la sterlina che recupera terreno, è il dollaro che si indebolisce in maniera abbastanza sistematica e si indebolisce ormai da qualche mese, stiamo parlando ancora di marzo probabilmente del 2020, quando è stato quel forte taglio dei tassi, e da lì è stato diciamo, movimento a scendere. Se confronti il grafico della sterlina con quello dell'euro, probabilmente vedrai molte coincidenze, quindi non è tanto la sterlina, ma il dollaro in indebolimento che sta guidando il movimento a rialzo della sterlina. Volevo anche Prego, sì. chiederti, andiamo a vedere velocemente anche il FTSE 100 a questo proposito, perché diciamo che è un mercato che abbiamo lasciato un po' da parte, soprattutto dopo la Brexit, dopo l'ufficializzazione della Brexit, ma come siete posizionati voi a livello di equity inglese?
L'equity inglese in realtà, almeno gli elementi del FTSE 100, sono aziende che tendenzialmente sono esposte molto a livello internazionale e multinazionale, per cui paradossalmente soffrono abbastanza poco l'andamento, diciamo, specifico dell'economia inglese, ma soprattutto vedono di buon occhio una sterlina abbastanza indebolita. Per quanto riguarda invece il contesto generale, non fa differenza rispetto a quello che sta succedendo sui mercati a livello globale, per cui l'andamento è positivo su tutti i mercati, su tutti gli equity, e l'indice inglese non fa differenza. Quindi non c'è molto da dire di specifico sull'indice, perché si muove in maniera abbastanza coordinata con tutti gli altri. Ok, perfetto. No, era assolutamente interessante capire come e che cosa è cambiato. Evidentemente non troppo, perché come stavi dicendo si tratta di aziende, se possiamo chiamarli conglomerates, ovvero aziende che sono talmente solide che non sono soprattutto non soltanto inglesi. Intanto parliamo di GameStop, anzi spostiamoci velocemente verso Wall Street, una seduta piuttosto volatile, con tanti alti e bassi. In questo momento sono sopra la parità i due listini principali, in questo caso l'S&P 500 e Dow, con tanti alti e bassi, come stavo dicendo. Andiamo a vedere velocemente intanto GameStop, perché ci sono delle dinamiche interessanti. Infatti l'incredibile rally borsistico di GameStop è ora oggetto di indagini federali. La sezione frodi del Dipartimento di Giustizia e l'ufficio del procuratore statunitense di San Francisco stanno raccogliendo informazioni sull'attività dei broker e dei social media al centro dell'euforia che ha portato il titolo a guadagnare il 1700% nelle prime settimane di gennaio, prima di una serie di bruschi cali che ne hanno ridotto il valore del titolo a un sesto, ovviamente attualmente, come possiamo vedere, 49,85. Volevo chiederti, si può parlare di manipolazione di mercato, visto che i social media alla fine stanno diventando sempre più popolari e sempre più impattanti per il trading, ma anche per i mercati a questo punto? Allora, è abbastanza complesso e soprattutto in questi casi dove ci sono pochi precedenti legati a fenomeni di questo genere, sono piuttosto nuovi. Si può parlare di manipolazione di mercato, qualcosa che è stato organizzato su Facebook, Reddit, quello che è. Ma io ci andrei un attimino con i piedi di piombo. Sicuramente chi deve indagare comincerà ad indagare, perché il comportamento è assolutamente anomalo e questo è fuori di discussione. Più 1700%, come ricordavi poc'anzi tu, meno 90%, meno 80%, è assolutamente qualcosa che quantomeno rientra nel radar degli organismi di vigilanza e dei regolatori e dei controller, in buona sostanza. Che poi dentro ci siano stati comportamenti individuali scorretti da parte di broker che hanno bloccato la possibilità di tradare, oppure persone che si sono posizionate facendo quello che in gergo tecnico viene chiamato front running, quindi sono posizionati su un titolo prima di, diciamo, un'attività su cui potevano contare di manipolazione di mercato, quindi pompando il prezzo in sostanza con strumenti, con derivati come possono essere le opzioni o semplicemente mettendosi lunghi e poi vendendo, sfruttando magari l'interesse di tante persone che non particolarmente, diciamo, non con esperienza o background particolarmente tecnico sul mercato, sono fatte, diciamo, affascinare da questo forte rialzo e poi sono dovute uscire a fronte del ribasso, chiaramente non hanno accesso al mercato delle opzioni o allo short selling. Ecco, questi sono tutti aspetti che andranno valutati. Sono convinto che ne risentiremo parlare soprattutto nelle prossime settimane con qualcosa di più definito. Però, diciamo, non griderei subito al lupo perché ci sono delle tecnicalità. Spesso il diavolo in queste cose sta nei dettagli, sono delle tecnicalità che non rendono così scontato poter parlare di manipolazione di mercato. Però sicuramente chi deve investigare lo farà.
No, sì, assolutamente sì. Poi comunque è stato molto interessante anche l'atteggiamento di Elon Musk nei confronti del Bitcoin, decidendo ovviamente di investire 1,5 miliardi e non solo, addirittura ha annunciato che a breve potrebbe anche come dire, usare il Bitcoin come metodo, accettare come il Bitcoin come metodo di pagamento, scusate. Quindi qui si può parlare di manipolazione invece, questi tweet che sta facendo tutto il tempo Elon Musk, soprattutto incentivando le persone di comprare il Dogecoin, che effettivamente è tuttora uno scherzo. Cioè non si può dire l'opposto per quanto riguarda il Dogecoin. Allora, il Bitcoin è una cosa, però il Dogecoin è uno scherzo, ragazzi, quindi mi raccomando, mi raccomando. È nata come scherzo in IPO, quindi, in ICO, quindi Initial Coin Offering, aveva tirato su, se non ricordo male, 2 miliardi di dollari di capitalizzazione di adesione. È difficile perché ovviamente noi ne parliamo e ne scherziamo e ne ridiamo, però questi sono soldi veri di persone vere. E seguono delle dinamiche che forse ci sembrano sorprendenti, come ci sembrava sorprendente GameStop che è andata a 400, eppure c'è andata. Quindi noi dovremmo in realtà trattare giustamente con il rispetto che è necessario i soldi delle persone, gli investimenti, le scelte di investimenti, ma guardarle con il giusto scetticismo. Adesso il Dogecoin, non so se è nato sicuramente come uno scherzo, non so se rimarrà, se diventerà uno standard come il Bitcoin o se a un certo punto comincerà a collassare. Il comportamento di Elon Musk inizialmente poteva, e infatti ha anche fatto un settlement per alcuni tweet che aveva fatto e che hanno poi spostato le azioni di Tesla. Infatti hai fatto bene a ricordarlo, perché se non l'avrei fatto io, che nel 2018 continuava a twittare per quanto concerne Tesla, che l'avrebbe fatta società privata, e ovviamente ha avuto un impatto davvero davvero significativo, soprattutto sul titolo. Io sto parlando del 2018, quindi più o meno 2 anni fa. S Ha fatto un settlement, come hai detto tu, ha pagato una multa molto salata, e non solo, ha dovuto uscire proprio dal board di Tesla, quindi ha dovuto fare dei compromessi, e appunto per questa cosa, perché lì sì che c'è stata una manipolazione del mercato. Se tu dici che fai la tua società privata, effettivamente non l'hai fatto. Mi stavo chiedendo se anche in questo caso si può parlare di una manipolazione per interessi propri. Dipende, è entrato sul Bitcoin prima di annunciare la cosa e farne balzare il prezzo del 10% facendoci un profitto. Bisogna vedere queste cose, queste sono al vaglio ovviamente degli investigatori. Anche perché tu ricordavi benissimo quello che è successo ancora nel 2018, ma ci sono stati altri casi, come per esempio quando ha rilasciato quell'intervista in cui si vedono le immagini di Elon Musk che fuma uno spinello in diretta e poi ha twittato 420, 420, che tanti hanno interpretato come il prezzo a cui sarebbe arrivata Tesla, ed effettivamente poi si sono posizionati e poi ha superato 400, eccetera. Ma nel linguaggio diciamo più urbano, 420, 420 è in sostanza un numero che viene associato al consumo di marijuana. Quindi, qual è la differenza tra manipolazione di mercato? Qual è la differenza tra, scusami il termine, cazzeggio vero e proprio? Questo in questo mondo, diciamo, dominato almeno nella situazione contemporanea, da meme stocks, cioè, è molto difficile. Tra l'altro, adesso leggevo forse ieri un articolo che in buona sostanza parlava di JP Morgan, un'altra di queste grandi banche di investimento che stanno reclutando su Reddit ragazzi, ragazzini per selezionare quelle che vengono le cosiddette meme stocks, no? Le azioni associate a un meme che hanno potenzialità di crescita perché vengono pompate dal mercato. Sono tutti effetti dell'enorme montagna di liquidità che c'è in circolazione che sta rendendo i mercati
stati più o meno pazzi. No, hai ragione, tutto grazie all'enorme liquidità e hai detto bene a sottolinearlo. Intanto ci tenevo a dire che comunque spesso i tweet di Musk sono equivoci perché anche quando aveva tweetato use Signal, ovvero usate Signal, la maggior parte degli investitori retail che decisamente lo seguono sono andati subito a comprare il titolo Signal, l'unico che c'è con questo nome. Che non c'entra nulla ovviamente con l'app Signal, che è un'app di chat, appunto. Quindi, secondo me, bisogna, quando sei in questa posizione, bisogna davvero fare attenzione perché tantissime persone. Ecco, agiscono senza pensare forse. Cliccare sul buy button è davvero facile. Intanto, siccome questo discorso è molto complesso e sicuramente avremo modo di parlarne anche nel futuro, soprattutto vediamo anche che cosa uscirà dopo questa indagine della DOJ, ovvero della Justice Department, parliamo di che cosa possiamo attenderci dei mercati settimana prossima. Speriamo che per quanto riguarda l'Italia già sapremo quale sarà la squadra di draft. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, se saprà se questo piano ci sarà o meno, anche lì, come stavo dicendo, ci sono davvero tantissime polemiche, soprattutto quale potrebbe essere l'impatto sull'inflazione inondando i mercati di liquidità. Si tratta alla fine di 1.900 miliardi. A che cosa stai guardando già, visto che settimana prossima sta arrivando? Allora, un'altra cosa che dovrebbe esserci in mezzo domani è il voto sull'impeachment a Donald Trump, che in questa situazione, nonostante sia molto importante, viene quasi praticamente lasciato fuori dalle discussioni. Io voglio guardare le dichiarazioni di Yellen, quindi il ministro del Tesoro, e diciamo, il confronto eventuale con Powell. Sono entrambi abbastanza colombe, forse Yellen è un po' più accomodante, infatti si vede dal sostegno che ha dato al piano da 1.900 miliardi. Come ci tengo a ricordarlo, è successo nelle settimane, nei mesi scorsi, però, nonostante Biden abbia sottolineato la volontà di procedere con i 1.900 miliardi, sono state critiche bipartisan, anche alcuni tecnici professori hanno sottolineato come forse potrebbe essere eccessivo e come forse potrebbe surriscaldare eccessivamente l'economia, ma non dimentichiamoci che al di là delle dichiarazioni che ci arrivano dalla stampa tutta, potrebbe anche essere una tecnica negoziale e quindi diciamo spingere, premere ulteriormente la mano per poi transare con i repubblicani ad un livello anche decisamente più basso. Per cui sicuramente voglio guardare queste dinamiche che saranno non particolarmente esplicite, bisogna leggere molto tra le righe, valutando quello che succede soprattutto nella politica contemporanea, ma sicuramente sono gli elementi da tenere sott'occhio, soprattutto nei prossimi giorni, in attesa di maggiore chiarezza su quale sarà l'importo effettivo del piano e come sarà formulato. Grazie mille a Emanuele Rigo, New Traders Lab, grazie per essere stato con noi, buon weekend e a presto! Grazie a te Alexandra, buon weekend a te e telespettatori.